Tutti a raccolta per parlare dell'emergenza smog. Il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti ha incontrato presso il suo ministero a Roma i presidenti di regioni e i sindaci di grandi città. Blocco delle automobili e targhe alterne non sono infatti serviti a far scendere i livelli delle polveri sottili registrati a Roma e Milano, alti livelli anche nelle altre maggiori città, complice anche l'assenza di pioggia. Motivo per cui fonti della Commissione europea parlano di un possibile passaggio alla seconda fase della procedura di infrazione comunitaria per l'Italia, che potrebbe pagare una sanzione da 1 miliardo di euro più sanzioni pecuniarie aggiuntive proporzionali alla durata ulteriore delle violazioni alla direttiva sulla qualità dell'aria. Prima dell'incontro all'esterno del Dicastero delle politiche ambientali, con un flash mob, Legambiente ha detto la sua: ci siamo rotti i polmoni, no allo smog. L'associazione che nei giorni scorsi ha rilasciato al governo il decalogo antismog e le 12 buone pratiche virtuose che tanti sindaci potrebbero replicare, chiede all'esecutivo una politica di sistema incentrata sul potenziamento del trasporto sul ferro e dei mezzi pubblici. Serve un cambio di registro rispetto a quello che si può fare nei prossimi anni nelle città italiane per fermare questa situazione. In particolare servono investimenti, servono risorse per cambiare il parco autocircolante, ma soprattutto per comprare treni per i pendolari, per realizzare infrastrutture che permettano alle persone di lasciare a casa l'auto. Nella legge di stabilità questi provvedimenti non ci sono, non sono sufficienti quelli previsti, per cui in una città come Roma si continuerà a girare in auto perché non c'è un solo chilometro in linea di tram o di ferrovie per i pendolari in attuazione. Abbiamo chiesto di far seguire all'attenzione mediatica, all'attenzione politica che è stata in qualche in modo riservato a questo problema, proposte concrete: 1000 treni per i pendolari, 100 nuove grandi corsie ciclabili sulle arterie principali delle città, almeno il 50% degli investimenti delle grandi opere infrastrutturali da destinare alle città. Nella conferenza seguita all'incontro con presidenti e sindaci, il ministro Galletti ha spiegato le misure anti-smog. Sconti sul pubblico trasporto grazie al fondo di 12 milioni messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente, abbassamento dei limiti di velocità di 20 km orari nelle aree urbane, abbassamento di 2 gradi centigradi delle temperature massime di riscaldamento negli edifici pubblici e privati, limitazione dell'utilizzo della biomassa per uso civile dove siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento. Accanto a queste misure di emergenza, misure strutturali relative all'efficientamento energetico, all'adeguamento del trasporto pubblico, attuate mediante un comitato composto dai partecipanti all'incontro per monitorare l'evoluzione e l'attuazione delle misure sia d'emergenza che strutturali. Qui ci sono tutti gli interventi che noi abbiamo messo nelle ultime settimane. Sto parlando di legge stabilità, sto parlando di collegato ambientale, sto parlando del fondo che abbiamo costituito questa mattina di 12 milioni per ristorare i comuni sugli sconti che fanno per il trasporto pubblico, quindi sono tutti nuovi questi fondi, nel senso che derivano da provvedimenti che abbiamo preso, ripeto, nelle ultime settimane, non negli ultimi anni. L'abbiamo preso dal 20 di dicembre ad oggi, quindi negli ultimi 10 giorni. E la riunione di questa mattina doveva servire a risolvere il problema del trasporto pubblico su gomma e su rotaie che questo paese ha da 20 anni, sono io il primo a dire che non l'abbiamo risolto. Se la riunione di questa mattina doveva servire ad affrontare un'emergenza in maniera comune, uniti, e a predisporre anche per il futuro misure che possono servire ad andare sulla buona strada, penso che ci siamo riusciti. Visto che io sono arrivato questa mattina con la seconda ipotesi, sono soddisfatto di quello che ho trovato.